La presidente di giuria che chiamo sul palco, Heather Graham. Heather, please join us. Vorrei chiamare alcuni dei giurati che sono Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi. Vorrei chiamare il professor Max Arcangeli per comunicare la classifica dei vincitori dei corti, diciamo primo, secondo, terzo posto. Poi, come al solito, noi ringraziamo Paolo Del Brocco, perché grazie a Rai Cinema Channel ci dà la possibilità di avere una distribuzione per il corto vincitore. Allora, intanto io darei la parola al professor Arcangeli, che così ci dice un attimo la collaborazione anche di tutte le università che hanno partecipato e che hanno realizzato i corti. Ecco, ringrazio intanto l'Università di Cagliari, che è stata capofila di questa accademia fin dalla prima edizione del festival. Quest'anno, grazie anche a Tiziana, che è davvero caterpillar, siamo riusciti a coinvolgere tantissime accademie, tantissime università in tutto il paese. Devo ricordare Sapienza Università, la FUSP, la Fondazione San Pellegrino legata alla Scuola Internazionale di Forlì, e ovviamente anche il Convitto Nazionale di Cagliari e il Liceo di Ettori, che hanno confermato anche quest'anno la loro partecipazione, e poi tutti gli studenti sparsi davvero per tutta Italia che quest'anno con grande grande entusiasmo hanno partecipato a questa iniziativa. E adesso vediamo un pochino i tre classificati e vediamo poi la motivazione per il... Allora, noi diciamo abbiamo preparato una clip per diciamo dare un po' il senso per ogni classificato. Chiaramente cominciamo dal terzo classificato, adesso vediamo anche la giuria poi quello che ci... Allora, vincitore, primo premio per questa edizione, la quarta edizione del Festival Filming Italy Sardegna, Andrea, scritto e diretto da quattro studentesse della Cesena Film Academy, Chiara Celli, Camilla Corsanici, Benedetta Scocca, Irene Urbinati, un corto sulle difficoltà di far breccia nel mondo del cinema se sei donna. Vediamo la clip di Andrea. Dedicando al cinema, sto andando adesso su un set, infatti. Ma quindi sei un'attrice, che figata! In effetti hai proprio il viso adatto, brava! Ma in realtà, vabbè, grazie comunque. Dai, ci sentiamo allora. Sì. Scusami, ciao, alla prossima! Ciao. Allora, Andrea, primo classificato, che avrà l'occasione di essere trasmesso da Rai Cinema Channel e poi che porteremo anche al Festival di Los Angeles, Filming Italy Los Angeles. Io vorrei un giudizio a questo punto dalla giuria. Before the jury, allora vediamo. Devo Gianmarco, dire, perché io... avete scelto Andrea? Ma perché, proprio perché questo festival si dedica molto alla figura femminile. Abbiamo parlato prima della difficoltà da parte, no, delle donne certe volte di essere viste come regista. Questo corto parla proprio di questo, cioè dell'impressione che immediatamente, dicendo faccio cinema, sto andando sul set, la prima intuizione al massimo può essere fai l'attrice, hai proprio il viso. Invece questa è la difficoltà di questa ragazza di farsi accettare come regista fino alla fine e di continuare nella sua battaglia per asserire quello che poi vuole essere, cioè una regista. E credo che sia abbastanza, come dire, un simbolo di quello che tante donne hanno combattuto negli anni, e io ne ho un esempio in casa, per potersi affermare anche come regista, perché in Italia abbiamo la fortuna di avere delle grandissime registe. Grazie a Gianmarco Tognazzi, grazie per questo applauso. Maria Sole. Io vorrei aggiungere, ecco, che è stato molto bello vedere dei corti di ragazzi così giovani, che proprio giovanissimi, per delle scuole che si riescono oggi con più facilità ad esprimere nei cortometraggi rispetto a quando si facevano tempo fa, e c'è la possibilità di individuare dei talenti anche attraverso i corti, quindi è una bellissima iniziativa quella di poter vedere dei giovanissimi alle prese con i primi lavori, insomma l'ho trovato una cosa molto bella. Io avevo apprezzato molto anche Dante, che mi sembrava un bel lavoro. È arrivato secondo, infatti. È arrivato secondo, però insomma, oltre a ringraziarti ancora per la presenza in questo festival che amiamo tutti tanto, volevo complimentarmi perché è un'iniziativa molto bella quella di poter mostrare i lavori
di ragazzi così giovani. Infatti io ringrazio anche Paola Cortellesi e Riccardo Milani che sono in giuria, che però sono stati qui ieri sera. Vorrei che il professore leggesse la motivazione. Sì, allora abbiamo provato a stendere una sintesi. Per aver rappresentato la motivazione con grande delicatezza e immediatezza le disuguaglianze di genere e la persistenza di radicati stereotipi nell'immaginario proiettato sulle donne e sul loro accesso alle varie professioni, in questo caso alla professione di regista. Ma adesso il dottor Del Brocco, che è in prima fila, no, di solito poi ci regala qualcosa in diretta, posso chiamarlo qui sul palco, Paolo? Perché di solito lui è vero che noi dobbiamo proiettare solo il primo classificato.